Cultura Colori, giornale di informazione quotidiana. Buongiorno, ben ritrovati con il nostro consueto appuntamento del venerdì. Buongiorno ad Adele Monaco e anche buon pomeriggio e buonasera, perché ricordiamolo, per quanti ci seguono alle ore 15 e 17 su Radio Onda Music e per quelli che invece ci seguono ancora una volta in replica alle 21 in premiere sul mio canale YouTube. Ciao Adele. Ciao Sonia, ciao a tutti. Si avvicina la notte più horror, più paurosa dell'anno, cioè il 31 ottobre, la notte di Halloween, e noi di Cultura e Spettacolo vogliamo citare un po' di film horror da vedere, perché non tutti vanno alle feste, ecco. Magari è bello anche organizzare una maratona di film a casa su Netflix, sulle varie piattaforme digitali. Sì, assolutamente, è vero, ci sta, soprattutto di questi tempi, pandemia, Green Pass, eccetera, eccetera, magari ci sta che molti passeranno la notte di Halloween a casa. E quale miglior modo per celebrare, insomma, questa notte, se non vedere i film horror, sia quelli usciti quest'anno, ma perché no, anche fare un excursus su insomma le vecchie glorie dei film horror. Ci saranno, sì, assolutamente. Sono permessa di scegliere ben 4 film, facendo così, cioè ho aperto la piattaforma di Netflix film horror, quindi io citerò questi e parto subito da un classicone che è Dracula di Bram Stoker. Penso che tutti noi conosciamo Dracula almeno una volta l'abbiamo visto, ma a mio avviso la notte di Halloween non è Halloween senza un bel film sui vampiri. Ecco, quindi secondo me Dracula può fare al caso nostro. Quindi ci facciamo 2 popcorn, una tisana o del vino, qualcosa di alcolico se vi piace, e Bram Stoker ci delizierà col suo Dracula. Quindi Dracula a Londra alla ricerca della reincarnazione di sua moglie, con anche il professor Van Helsing, insomma tutto il miscuglio perfetto del classico che ci piace. Sì Sonia, io volevo parlare di un film che in realtà è uscito al cinema quest'anno ed è un sequel, perché Escape Room 2 Gioco Mortale è uscito al cinema a settembre e non sono riuscita a vederlo, ma mi attira tantissimo, perché sono un po' attratta dall'ansia. Mi spiego meglio, cioè, appunto già il titolo insomma fa capire che ci saranno delle persone che dovranno uscire da questo escape room appena la morte, immagino che sarà così, quindi c'è quella suspense di salvarsi, quella adrenalina in quel modo che, cioè, a me mi fa restare così incollata al televisore, quindi io non vedo l'ora assolutamente di vedere questo film e sono veramente attratta da tutte queste disgrazie che i poveri attori devono sopportare per salvarsi, e voglio assolutamente vedere. Con queste premesse devo dire, esatto, che nessuno penserà di te che tu insomma sei una sadica, assolutamente nessuno lo pensa. Detto questo, io invece vado avanti con un altro film che custodisce in sé, secondo me, il classico dei film horror, Le case e i segreti. Ecco, l'apparenza delle cose. L'apparenza delle cose è tratto da un romanzo omonimo e ci troviamo, la trama, no, ci trasporta nel 1980 con la nostra protagonista che è Catherine. Catherine vive a Manhattan, ma col marito George decide di trasferirsi in provincia, in questa casa di campagna così che sembra veramente uscita dal Mulino Bianco, ma attenzione perché il marito e anche la casa custodiscono dei segreti inquietanti. Quindi direi che più horror di così. Assolutamente spaventosissimo, adoro anche questo. Non si è capito, vero? Che amo tutte queste situazioni. Così come Soul Enigmista, tu hai mai visto qualche film di questa saga? Allora, devo dire la verità, io i film horror non li guardo.
se non appunto Dracula l'ho visto, questo magari lo guarderò, però di solito io i film horror sono un attimo resti a guardarli perché non so, preferisco una commedia, devo confessarmi, ecco. Però se devo dire, i film che più mi fanno paura in assoluto sono quelli con gli esorcismi da farsi, insomma, le bambole assassine, quelli mi fanno proprio paura, quindi non li guarderò mai. Come si chiamava la bambola assassina? Annabelle, mi sembra. Allora, la bambola assassina, sì, è qualcosa di tremendo anche per me, io gridavo come una pazza. Per il videogioco, quando c'era il videogioco con la PlayStation 1, tu non puoi capire le urla che io gettavo per la paura di questa cosa. È veramente, la bambola assassina veramente mi ha fatto tremare. Cioè, contrariamente magari all'esorcista, che cioè, certo, immagino che quando uscì a suo tempo fu una disgrazia per tutti, nel senso che c'erano le ambulanze parcheggiate fuori cinema perché la gente si sentiva male, posso anche capire, però non mi ha mai, insomma, non mi ha mai trasmesso paure, angosce o altro. Invece, per citare appunto le piattaforme, dato che insomma principalmente ci regoleremo con quelle, a meno che non si voglia andare proprio al cinema fisicamente, vorrei spostarmi su Amazon Prime, dove c'è Suspiria di Luca Guadagnino, che è praticamente un remake. Sicuro, io pensavo fosse Suspiria di Dario Argento. Esatto, ed è un remake del capolavoro di Dario Argento. Sì. L'incipit più o meno rimane quello, ho letto. Poi chiaramente cambia, cioè la giovane ballerina che va a studiare in un'accademia di danza scopre che questa accademia è gestita dalle streghe. Ecco, quindi... Assolutamente, assolutamente mi piace, lo voglio vedere, perché insomma, Suspiria di Dario Argento è bellissimo, lo citavamo la scorsa settimana, Dario Argento, per la puntata sulla Mostra del Cinema di Roma, e insomma è sempre bello ricordarlo. Assolutamente, infatti era tra quelli che volevo citare. I suoi film secondo me sono tutti da 31 ottobre, da Suspiria, ma anche per esempio c'è Profondo Rosso, Inferno, Tenebre, la sindrome di Stendhal, Il fantasma dell'opera, insomma chi più ne ha più ne metta. Però settimana scorsa, quando abbiamo parlato della Festa del Cinema di Roma, ci siamo fatti quattro chiacchie anche su Johnny Depp, uno degli invitati, e secondo me tra i suoi film ce n'è uno che potremmo vedere il 31 ottobre, Il mistero di Sleepy Hollow, con l'investigatore Sleepy Hollow. Ah, Sleepy Hollow. Sì, l'ho sentito ma non l'ho mai visto, e direi recuperare. Che lo devi recuperare. Ovviamente il nostro investigatore è Johnny Depp, che va ad indagare, perché ci sono una serie di, a Sleepy Hollow ovviamente, che è il paese dove va a indagare, perché ci sono una serie di morti misteriose, e questi qua muoiono perché gli viene tagliata la testa, quindi vengono decapitate da un cavaliere senza testa. Quindi, però non fa così paura, per la verità, devo essere sincera, ma è bello perché c'è Johnny Depp. Esatto, a prescindere, certo. Non potevo non citare Johnny Depp quando si parla di cinema, proprio in generale. Vero, vero, assolutamente. Invece un altro film che, insomma, anche questo non l'ho visto, ma ho letto cose buone, sempre su Amazon Prime, Noi. È un film del 2019 è sostanzialmente una dark comedy. Se insomma così vogliamo definirla, dove c'è appunto il protagonista che torna
torna sostanzialmente su queste scene, perché lui aveva già fatto un'opera prima che era Get Out, e è praticamente traendo ispirazione da questa sua opera prima, continua insomma su quel mood lì, su quella scia lì, e dove c'è questa bambina che incontra praticamente in una casa degli specchi di un Luna Park di Santa Cruz, se non mi sbaglio, incontra praticamente questo la trama lo chiama il suo Doppelganger in tedesco, e se ho capito bene dovrebbe essere tipo uno spiritello che ha con sembianze da zombie, se ho capito bene. Questa protagonista si chiama Adelaide ed è sposata con due figli, e sembra che abbia passato insomma questo trauma, che è praticamente, appunto, come avevamo detto, da bambina aveva visto questo Doppelganger in questa casa degli specchi, ma in realtà questo trauma non l'ha superato, e bisogna vedere appunto come, se lo supererà e cosa succederà, e mi incuriosisce parecchio. Allora, io invece stavo guardando The Silence, che è un film che ha una trama veramente intricata e comunque riporta un po' a tutte quelle che possono essere i cliché del mondo horror, ma allo stesso tempo se ne discosta. Perché? Perché il mondo è assediato da queste creature letali che cacciano utilizzando l'udito, e c'è questa adolescente e la sua famiglia che cercano un rifugio, che poi però incontrano una setta misteriosa. Quindi secondo me c'ha delle qualità che si avvicinano moltissimo ai grandi classici del mondo horror, ma allo stesso tempo degli elementi un po' diversi. E da qui mi è venuto in mente che c'è anche una serie che io voglio assolutamente consigliare per il 31 ottobre, tra le altre cose, quando è uscita a suo tempo, un po' di tempo fa appunto, in pandemia se non erro, è uscita proprio il 31 ottobre ed è perfetta. E me la sono ricordata perché la protagonista di The Silence è anche la protagonista di questa serie qua, che è le terrificanti avventure di Sabrina. Secondo me perfetta, la si trova su Netflix, e ovviamente è Sabrina Spellman la protagonista, però non è come ce la ricordiamo noi quando eravamo ragazze, cioè più bambine in realtà, ragazze, su Italia 1. No, non è quella, è veramente terrificante ed è mi carina. Posso immaginare. Te la consiglio, se non l'hai beccata non recuperala, perché è veramente molto molto carina. Ho paura che sia come una bambola assassina 2, però voglio vedere. No. Allora, è sicuramente molto diversa dalla commedia terrificante di Sabrina, cioè non c'era niente di terrificante in Sabrina Spellman, no? Insomma, quella roba là. Quindi questa invece è un pochino più, un pelino per adulti, diciamo così. Certo, chiaro. E poi, se mi consenti, mi piacerebbe anche citare Zombieland, perché prima con The Silence parlavamo di queste creature che utilizzano l'udito per cacciare, ma in realtà quando si parla di Halloween, a mio avviso, la cosa principale che si deve vedere tra i film sono i film con gli zombie, quindi Zombieland, secondo me, certo, bisogna guardarla, ecco. Certo. Anche quella con i vampiri. Sì, zombie e vampiri io direi che è in pole position, sono d'accordo con te, così come a me piace anche vedere in questo periodo di Halloween anche i cartoni animati che... diciamo a tema horror, da Hotel Transilvania a anche la famiglia Adams, che è abbastanza recente, mi è piaciuto tantissimo quando lo vidi, e assolutamente insomma lo voglio rivedere nei prossimi giorni. E invece un altro film che mi è venuto in mente, che ho già visto ad Halloween dell'anno scorso, è un film del 2019 che si chiama Auguri per la tua morte. Oh. E praticamente è anche una dark comedy, se vogliamo, perché faceva anche ridere, ed è praticamente la storia di questa ragazza che muore e rivive costantemente il giorno della sua morte finché non capisce come è morta.
Ok. Tutte le dinamiche. Finché non lo capisce, lei rivive a loop sempre questo stesso giorno. Ed è molto, molto carino. Mi sento di consigliarlo. Adele, il nostro tempo insieme è finito. Io ti ringrazio sempre per queste chiacchiere mattutine del venerdì su Cultura Colori, sulla mia pagina Facebook e il mio Twitch, e ricordo che siamo in replica alle 15:17 su Radio Onda Music e alle 21 in premiere sul mio canale YouTube, dove trovate la playlist Cultura e Spettacolo, e ci sono un po' tutte, insomma, le puntate che potete recuperare anche sul giornale Cultura a Colori a firma di Adele Monaco. Adele, grazie di cuore e buon Halloween. Buon Halloween anche a te, Sonia, buon Halloween a tutti, ma anche tanti auguri per la ricorrenza di ogni santi e un caloroso abbraccio da parte nostra a tutti. A settimana prossima, ciao! Ciao! Cultura Colori, giornale di informazione quotidiana.